Buongiorno, benvenuti alla rassegna oggi 1 giugno. Vediamo quali sono le notizie della giornata. Ce ne sono varie, quelle politiche oggi sono quelle fondamentali. La cosa che più mi ha colpito oggi è la dichiarazione che ha fatto ieri sera, mi sembra da Vespa, ha fatto Renzi nei confronti di Alfano. Nulla di tecnicamente sbagliato, perché ha detto Renzi ad Alfano: se sei stato 5 anni al governo, hai fatto il ministro di tutto. Per la verità ha fatto 10 anni il ministro della giustizia, tra ministro giustizia e ministro oggi degli esteri sono 10 anni che è al governo. Se sei stato 5 anni al governo e hai fatto il ministro di tutto e non prendi il 5% alle elezioni, non è che possiamo fermare tutto. Questa è ciò che ha detto Renzi. Questa battuta di Renzi escono due aspetti. Il primo aspetto, vabbè, il solito bullismo di Renzi, per cui voglio dire la tocca piano, come direbbe qualcuno, mena sempre chiunque gli si mette contro la sua strada. È successo anche a me, poi dopo insomma l'ho rincontrato, poi ha cambiato idea. Ma insomma, Renzi è così, lo sappiamo, è uno che esercita il potere attraverso la forza più che la condivisione. Dall'altra c'è un secondo aspetto che mi stupisce di questa frase, ma scusatemi. Perché mettiamo in relazione il fatto di essere al governo col fatto di superare il 5%? Perché grazie al governo si possono fare favori che portano clientele o grazie al governo si possono adottare politiche che piacciono moltissimo alla gente che dunque ti voto? Se così fosse, devo dire che questo varrebbe più per il Presidente del Consiglio, che grazie al governo non mi sembra che abbia visto il suo referendum passare. Vabbè, questa battuta a parte, anche Alfano ha detto una cosa giusta a Renzi, cioè che lui ha fatto sempre cadere i governi. Effettivamente ha fatto cadere Letta, che stava sereno, ha fatto cadere e sta facendo cadere adesso quello Gentiloni per andare al voto. Insomma, il tono della polemica è talmente acceso che mi sembra che questo governo Gentiloni abbia i giorni contati. Non lo dico io, lo scrivono tutti quanti i giornali. Oggi notano come la sinistra di Bersani non abbia votato la norma sui voucher. Una piccola battuta mi viene da fare sul fatto che nei giorni scorsi si era detto nei giorni scorsi che i mercati potessero arrabbiarsi del fatto che si andasse a votare 4 mesi prima rispetto alla scadenza naturale. 4 mesi prima lo aggiungo io, cioè a ottobre invece che a febbraio. Mi chiedo, e allora che cosa devono pensare i mercati per la scelta della grande statista May, la premier inglese che ha chiamato elezioni anticipate l'8 giugno e che peraltro rischia, secondo tutti i giornali inglesi, addirittura secondo gli ultimi sondaggi, di non vincerle. Oggi ha 17 voti di vantaggio in Parlamento, ma domani rischia di vincere le elezioni di poco e non avere la maggioranza in Parlamento. Cosa devono pensare i mercati della May e all'interno di una democrazia che peraltro ha vetato la Brexit? Non ci prendiamo per i fondelli, la democrazia è una cosa, i mercati un'altra. Questo l'ho scritto ieri sul giornale, l'ho ribadito sul mio sito, se volete nicolaporro.it, leggete bene che cosa penso su questo se vi interessa. Ultima considerazione di giornata, fondamentale, poi andiamo sul dettaglio che è sempre più divertente, riguarda le considerazioni finali della Banca d'Italia. È uno dei pochi riti che ancora resistono. L'assemblea della Confindustria di fine maggio serve a nulla. Nessuno si ricorda quello che ha detto il presidente della Confindustria, se qualcuno si ricorda addirittura il suo nome. La cosa che tutti noi ci ricordiamo invece è il 31 maggio, c'è cioè questo rito delle considerazioni finali. Prima questione, ieri si è presentato le considerazioni finali perché dal 2010 in poi il governatore a tempo, prima era a vita, ora è a tempo, dopo Fazio è diventato a tempo, si è presentato alle ultime considerazioni finali il Mario Draghi, che è presidente della Banca Centrale Europea, la grande Banca Centrale Europea, quello che comanda in Europa. Questo, secondo Marcello Zacchè, è un segno di rafforzamento della posizione di Draghi sul giornale di oggi. Secondo Francesco Manacorda su Repubblica, invece, questo sarebbe anche il segnale che potrebbe essere rinnovato il mandato a Visco. Io quello che questi dettagli di retroscena li conosco poco, non so se siano veri. Quello che dico è che ieri la Confindustria c'è, cioè su Repubblica molto chiaramente, la Banca d'Italia molto chiaramente ha detto che sul debito il debito è un limite alla crescita e che si dovranno fare avanzi primari, cioè avere entrate superiori alle spese del 4% per i prossimi 10 anni, più tasse, perché è difficile ridurre la spesa in questo paese, se no sono affari nostri. Poi ha detto su questo tutti d'accordo, ha parlato del lavoro, sono d'accordo, pensate un po' sulla dichiarazione sia Susanna Camusso, lo leggo sul Corriere della Sera, sia il banchiere Messina, numero uno della Banca Intesa. Quando un sindacalista e il banchiere sono della stessa
stesso avviso. Sì, può essere che sindacalisti e banchiere vadano d'accordo, ma non è così. Vuol dire che si sono dette le solite ovvie cose alle considerazioni finali su cui tutti a parole sono d'accordo, poi quando si tratta di farle quelle cose, cioè come si fa l'avanzo primario, governatore della Banca d'Italia, ce lo dici tu? Ci dici tu come fa un politico a ridurre le spese di 100 miliardi e aumentare le tasse di altrettanto? Ce lo dici tu? Probabilmente è un po' più difficile di quanto immagini, anche perché li abbiamo visti i governatori della Banca d'Italia oppure gli economisti governare e non sono andati così bene. Ma voci critiche poche, il Fatto mi sembra che sia il giornale che ha più critica nei confronti del governo, e lo coglie su un aspetto fondamentale, che è l'aspetto che trovo anch'io. Ne parla addirittura a voce, come si suol dire. La Banca d'Italia a un certo punto c'è questo rito che lui legge le considerazioni finali e ti danno un fogliettino che avete visto tutti quanti leggono, una specie di libretto di 30-40 pagine che tutti sfogliano mentre il governatore parla. Ma c'erano delle, all'interno di questo rito, di questa liturgia, il governatore Visco ha letto delle cose a titolo personale. Però quelle cose lì a braccio, come ha detto lui, non erano a braccio, ma erano due cartelle da tiro scritte, in cui ha detto che c'è stato il massimo dell'impegno del direttorio, cioè di lui e dei suoi colleghi, per risolvere i crack bancari, e che ha detto che sono state fatte molte critiche ingiustificate al suo comportamento. Allora, quello che io voglio dire, francamente, e che mi sembra ridicolo, è che questi governatori della Banca d'Italia da 20 anni ci stanno spiegando come deve essere fatta la politica economica italiana. E posso anche essere d'accordo con le loro ricette, possono anche avere ragione, ma non si confrontano con la realtà. Poi è difficile metterle in campo quelle ricette. Mentre a casa loro, porca miseria, dove dovrebbero controllare le banche, dovrebbero controllare le liquidazioni dei banchieri, dovrebbero fare la cosiddetta moral suasion, cioè se non hanno le leggi, hanno la possibilità di intervenire grazie a meccanismi, diciamo, di convinzione informale. Allora, perché a casa loro questi banchieri non hanno fatto il loro mestiere? Perché non l'hanno fatto? Cioè, fanno la morale a tutti quanti, poi ci troviamo con un sistema bancario che ha dei grossi problemi. Le banche venete, Monte Paschi di Siena, le quattro banche Etruria che conoscete bene. Allora, nei loro perché i loro, cioè, sono così fenomenali, come sempre in Italia, a raccontare gli errori degli altri, e sono così poco bravi nell'execution, direbbe il mio amico Ruggeri, nel risolvere i problemi che invece gli competono, come quello delle banche. Almeno questo fatecelo dire, cari banchieri centrali, quelle 388 grisaglie che si sono presentate in una liturgia che perde un po' il senso del tempo. Il fervorino della Banca d'Italia, insomma, mi è sembrato come al solito il fervorino che è identico sempre a se stesso. Trump è l'altro grande tema, no al clima, e qui intanto mi chiedo una cosa e lo chiedo per assenza. Tutti quanti criticano il fatto che Trump abbia detto di no e possa dire di no all'accordo sul clima di Parigi, che prevede, sia chiaro, che bisognerà contenere di 2 gradi l'aumento delle temperature. Moltissimi meteorologi e moltissimi scienziati che non fanno parte del mainstream dicono: guardate che la variazione delle temperature non dipende dagli uomini, e nella storia millenaria di questo pianeta molte volte le temperature sono diventate più fredde e più calde, e c'è poco da fare perché fa parte della vitalità di questo pianeta. Voi dite che io sono un pazzo, l'ho letto tante volte questo argomento sul Foglio, il Foglio che è preso da questa ossessione anti-trampiana, quindi sta facendo politica nell'amare Renzi, nell'odiare Trump, nell'amare Macron, nell'odiare Salvini, nell'amare il politicamente corretto intellettuale, nell'odiare il populismo. Insomma, in questa grande battaglia del Foglio io non ho letto sul Foglio Giulio Meotti o i mitici miei riferimenti banalità sul clima oggi sul Foglio, solo perché lo dice Trump. Ecco, questo vizio io non me l'aspettavo dal Foglio, me l'aspetto da tutti gli altri giornali che hanno una voce contro Trump, unica, uniforme, contro il clima. Dovrebbe dire qualche cosa, sì, sul clima, così andrebbe bene agli altri grandi giornaloni. Giulio Meotti, però, peraltro, oggi apriamo la parentesi, chiudiamo la parentesi, fa un peggio straordinario sul Foglio, prendendo per i fondelli Gad Lerner, che racconta la guerra dei 6 giorni come se fosse una specie non di epopea, come stata di difesa dello Stato israeliano, ma come una specie di guerra di occupazione. Questo è diventato ora la guerra dei 6 giorni. Si fossero tenuti in Sinai, apro la parentesi e richiudo la parentesi, sarebbe stato forse meglio per gli israeliani.
americani. Ma detto questo, e ritornando a Trump, oggi un pezzo su Trump c'è, leggetevelo, leggetevelo, andatevelo a trovare su internet. Antonio Zichichi, uno scienziato, non certamente un talebano, non certamente un destro, non certamente un trampiano, che oggi sul giornale scrive, non c'è scritto da nessuna parte che ci sia una relazione tra il comportamento dell'uomo e la meteorologia, è molto difficile da stabilire, e soprattutto questa battaglia contro l'anidride carbonica che nutre i vegetali in questo pianeta è largamente esagerata. Zichichi, non Pinotti, non Porro, non Pinco Pallino, Zichichi oggi sul giornale, pensiero unico, voi il pensiero unico prendetelo, accettatelo, tenetelo anche per voi, sentitelo al bar, ma leggetevi Zichichi, vi prego, così vi dà qualche idea su che cosa sta succedendo, o comunque sull'idea che ci possa essere qualche dubbio nel pensiero globale. Davigo oggi, ieri interviene alla Camera al convegno del Movimento 5 Stelle, tutti ne parlano, i due poli, quello del Fatto Quotidiano che ne fa una specie di eroe contro, che non vuole candidarsi perché la magistratura è una cosa, la politica è un'altra, del grande uomo che lotta contro la corruzione, che insulta Gratteri, un uomo che peraltro sembra lotti contro la 'ndrangheta, però si è permesso di dire che su Woodcock e sulle intercettazioni è uscito qualcosa di troppo e viene subito attaccato dall'ex presidente dell'ANM, perché Davigo è l'ex presidente del sindacato dei magistrati, che attacca Gratteri e attacca tutti, Renzi, Berlusconi, sono tutti cattivoni, tranne Woodcock e il Noè, secondo il Fatto. Da leggere, anche qua, come Zichichi sul clima, qua un bell'antidoto alle minchiate che si dicono su Davigo è Filippo Facci, che vi fa godere dalla prima all'ultima riga sulla sul Libero, in cui insomma, vi racconta tutto quanto e, dice, e lo prende anche un po' in giro e dice che il tema fondamentale, il criterio fondamentale per capire Davigo, non ci crederete voi, ma è la vanità. Questo è il tema per capire Davigo e tante altre cose. Vi ho parlato di tutto, mi sembra che sia tutto ok. Un saluto, sentiamo un po' quali botte si daranno oggi pomeriggio e oggi Alfano e Renzi, o i cespugli e Renzi, per queste elezioni che sembrano essere ormai condannate per fine settembre, inizio ottobre, con liste che dovranno aggregarsi per ottenere almeno più del 5%. Ciao!